livelli più importanti in questo match. Attenzione, vai a chiusare, prende con Alexander, ma Zegon aiuta Alexander. Di Zegon forse non capisce che Alexander non gliene frega nulla di Zegon del titolo. È già Crucifix Powerbomb, però lo aiuta anche lui. D'altronde vuole essere Alexander a chiudere il match. Attenzione, ancora lo prende, finito il match. Siamo sulla sedia, aia. Tutti a casa. Alexander Power, niente da fare, pare, attenzione. Slagon, niente da fare, cioè. Questo è un bisonte, questo varia, non lo ferma più nessuno, anche da solo. Attenzione, Alexander. In due, ma che fa? Alexander vuole essere lui a chiuderlo. Vuole essere lui a chiuderlo, già blocco. E attenzione, Slagon ora vorrebbe richiudere lui, ma Varia ha una grande resistenza, una grande difesa. Davvero, Varia, attenzione, Crucifix Power Bombo! Attenzione, ma troppo lento, Alexander! Slagon non interviene qua! Perché? Slagon non è intervenuto! E ora Varia, attenzione, Crucifix Power Bombo anche su Barlui, non ci credo! Ma Alexander qui potrebbe aiutarlo, non lo aiuta! Come ha fatto precedentemente, ha preso la stampella, Alexander l'ho visto, troppo lento qui, pare, è stanco Varia, cinturata, ia, finito il match qua, ma Varia, attenzione, Varia adesso lui la cintura, e allora Alexander Spower, cioè lo schiena anche Varia, questo è un insulto a The Slagon, no? Sulla sedia, oh mamma mia, ma Varia è in piedi, oh mio Dio, mamma mia ragazzi, non ci credo. Ora lui, mamma mia Varia, da solo non riescono a fermarlo. Pensate allo scramble match, ragazzi, ne vedremo delle belle. Attenzione che Varia è una serie, la lascia stare. Ha visto la cintura. Mamma mia, questo non fa schinarlo, non ci credo. 1, 2 e 3. Qui Slagon si è preso la vittoria, ma Alexander ha fatto molto di più. Dobbiamo dargliene atto. Questo Alexander è pronto ad andare a Money in the Bank tra 3 giorni. Il titolo WWF sarà di nuovo messo in palio in uno scramble match. Match a 5. Varia, Mancio, Dante, Alexander e il campione WWF, The Slagon. Ora è tutto pronto per il main event che vedrà Death contro Apocalypse, padre contro figlio. Il mostro nero, la morte, è qui, di fronte ai nostri occhi.
Death, potrà cercare la vendetta, anche se è del vero, cioè io pensavo che Trevor fosse davvero più scarso, più debole, però i poteri sembra ancora averli. Qui Apocalypse non so cosa stiamo cercando di fare, forse li vuole soltanto rendere più umani, però vista la potenza di Trevor nei confronti di SL, quell'umanità la vedo soltanto riguardo al colore della pelle. Insomma, non è come dicono, come dice la bocca delle verità, non è il colore della pelle a fare un uomo. Staremo a vedere, ragazzi, questa è una situazione abbastanza agghiacciante anche solo a raccontarla. Questo padre che torna per fare in modo di rendere umani però i figli, mi sembra assurdo, una cosa assurda proprio, senza logica. Distruttrice proprio, detto non so se riuscirà a eguagliarlo in quanto a potenza. Risponde con un braccio teso, lo aveva messo all'angolo e quel braccio teso si deve fare un po' quello che Thor non è riuscito a fare, ovvero distruggere Apocalypse. Lo mette sulla terza corda, attenzione, poi in gruppo in uppercut, ma sbaglia qui la seconda volta, attenzione, fa la paletto, la flexando non benissimo, ma lo va comunque a colpire. E poi attenzione, lo solleva, power slam in arrivo, attenzione, manovra tipica di Thor questa, tombo, mamma mia, ma per veramente distruggere Apocalypse ci vuole SDO, sta lottando molto meglio detta, quindi forse Apocalypse non si aspettava questo cambiamento da parte di detta. E poi attenzione, va a prendere qualcosa, attenzione che non c'è la squalifica. Uno esce, l'altro entra, attenzione, niente a fare, no, niente a fare qui Apocalypse, mamma mia. E poi un land drop dove non rompe l'applicato, devastante. Poi va a togliere qui il cuscinetto, va a togliere il cuscinetto, attenzione, ah, c'ha block. Buona manovra qua. Lo manda fuori, forse lo manda fuori. Invece abdominal stretch da parte di Apocalypse. Poi qui back body drop di detta. Eh sì, bel match ora che sta andando a fare questi due. Apocalypse lo lancia, attenzione, lo prende al volo, Spinebuster, aia,
Non ci credo. Non ci credo. Lo va a chiudere. Lo va a chiudere. Uno, due, e non basta ancora. Troppo presto. Troppo presto. Attenzione, lo mette all'angolo, lo mette all'angolo. Poi diretta con tutta la sua cattiveria. Però dovrebbe utilizzare la serie d'acciaio, sono per scalfire con la pellaccia di Apocalypse. Veramente è uno che è fortissimo. Big boot. Attenzione, prende la sedia. Prende la sedia. Al mondo, no! German suplex, Stenet! È la seconda volta che Apocalypse sbaglia una cosa del genere. È la seconda volta. E poi flotto over diritti. Stavolta non può fallire. Stavolta non può fallire. Stavolta non può fallire. Ancora dentro fuori, attenzione! Non ci credo, non ci credo. Ancora, ancora qui! No, sulla sedia! Via. Poi un gioco aia, per finire il match. Ancora! Lo vuole massacrare, lo sta massacrando. Sta massacrando, poverino, povero, 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 attenzione, non ci credo, che manovra dell'eseguita, ma attenzione, siamo un slam, non ci credo, è finito il match qua, qua chiudono il match, qua chiudono il match. Attenzione, back body drop però di Detto. Molto bravo qui Detto, molto bravo Detto. Non va a chiudere, non va a chiudere. Siamo un slam. Non ci credo. Soltanto due. Clamoroso ragazzi. Non ci credo. Non ci voglio credere. Apocalypse, solo due. Solo due. Attenzione, qui che fa? Non gira, non prende. Non ci credo, non ci credo. Il suo pile driver. No, tutti a casa qua. Oh, sulla sedia. Sulla sedia ragazzi. Uno, due. E non basta. Non ci credo. Attenzione, i due se ne danno. Eh sì, un grande match. Attenzione arbitro, no! Tempo a vuoto! Apocalypse con un calcio! Back kick! Un calcio indietro! E l'arbitro qui a terra! Attenzione! No, non ci credo, non ci credo, non ci credo! Non ci credo, no! Cos'è questa, una vigliaccata da parte di Apocalypse? Una vigliaccata! Ora andrà lo schieramento, qui andrà lo schieramento, no! Non schierarlo, dai, è una vigliaccata questa di Apocalypse! Uno! Due, no, no! E tre! No, non ci credo ragazzi! Apocalypse vince il match! Non ci credo ragazzi, l'arbitro ancora un po' stordito va a dichiarare vincitore del match Apocalypse. Mamma mia ragazzi, che match, ma alla fine Apocalypse tutta la sua potenza l'ha dimostrata. Questa Apocalypse ora è pronta a distruggere anche l'arma. Con queste immagini ragazzi è veramente tutto, alla prossima, ciao!